Buonasera a tutti, benvenuti. Eh, mi presento, sono Monica Massa, eh, sono una psicoterapeuta, lavoro anche in una scuola come psicologa scolastica da diversi anni, eh, amo molto lavorare con i ragazzi e i bambini. Eh, mi sono un po' decisa nel tempo ad avviare questo tipo di iniziative ehm, che prevedono proprio una condivisione. Eh, nella mia attività clinica eh, mi capita spesso di, mh, di riflettere in quante, mh, eh, quante volte eh, le persone mi riferiscono di non star bene, di avere delle difficoltà, eh, di sentirsi come un po' faticati, appesantiti, eh, sia da un punto di vista. Uh, fisico, psicologico, emotivo, i piani sono tanti e mi è, um, mi è sembrato, come dire, no, sempre più opportuno trovare il modo di condividere no, un po' uh, l'idea di, di come si può stare meglio, di cosa si può fare per stare meglio. Uh, L'incontro di stasera è appunto questa conferenza libera. Eh, il titolo è Esprime pienamente te stesso. Eh, mi piaceva molto l'idea di iniziare a pensarsi come um, che gli ostacoli sono nella mente, non sono nella realtà. Siamo abituati a pensare che la realtà sia uh, reale. <ride> In realtà è reale, ma... Um, è come se gli ostacoli fossero in qualche modo anche un po' creati da noi, dalla nostra mente, dal nostro modo di guardare le cose. Um, e, e quindi questa è un po' l'idea di, di dare qualche ritorno su come siamo abituati a pensare, a come il nostro modo di pensare influisce il nostro stato d'animo e come influisce poi la nostra vita, quindi nei comportamenti che noi mettiamo in atto. In questo tempo di grande trasformazione, sempre più persone sentono l'esigenza di uscire dagli schemi limitanti e ripetitivi, per trovare una piena espressione armoniosa del proprio essere. Dentro di noi c'è tutto in attesa di manifestarsi, la libera scelta di accettare e rifiutare le cose che vi stanno intorno è la chiave per eh, rispettare la vostra coscienza individuale. Allora, il tema è proprio un po' uscire no? da questi schemi limitanti e, e ripetitivi. Quindi limitanti perché in realtà, appunto, rallentano no? la nostra realizzazione, il nostro benessere, ma non sempre riusciamo a vedere quali sono. Credo che uno dei primi punti sia capire perché. Eh, Qual è, qual è quello schema, qual è quel, quell'ostacolo che ognuno di noi no, ha nella propria vita che è ripetitivo? Adesso poi approfondi, approfondiremo su che cosa significa no, questa ripetitività, no? come se ci fosse qualcosa che ciclicamente un po' si ripropone, ritorna, anche un po' alla stessa forma e come possiamo individuarlo. In modo tale che se lo individuiamo, poi riusciamo anche a superarlo. Dentro di noi c'è tutto in attesa di manifestarsi: questa è un'apertura notevole no? che ci dice che in realtà cerchiamo sempre fuori quello che pensiamo ci manchi. Eh, ma se capitasse questa cosa, allora io sarei. Ma quando accadrà, allora io potrò essere. Uh, finché non mi arrivano boh, un lavoro, i soldi, il marito, l'amico, eccetera, eccetera, finché non accade qualcosa è come se il nostro benessere, la nostra felicità, la nostra serenità, il nostro stare non si potesse realizzare. Questo è il nostro pensiero. In realtà già da ora noi possiamo stare bene. Mi sembra quasi di sentirvi no? dubitare <ride> delle mie parole, no? Come si fa a star bene ora? Come mai dice che si sta bene ora se poi penso a questo, 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 quell'altro, no? il nostro modo di guardare le cose determina il nostro star bene. La realtà non cambia, la realtà è la realtà. È come se noi immaginiamo di essere come su una giostra e giriamo no? la vita a seconda di quello che c'è davanti determina come stiamo, no? Se guardiamo una scena e ci piace, stiamo bene. Se ne vediamo un'altra che non ci piace tanto, stiamo meno bene. È la realtà di sicuro, ma è anche come guardiamo quella realtà che fa la differenza. La libera scelta di accettare e rifiutare le cose che vi stanno intorno è la chiave per rispettare la vostra coscienza individuale. Cosa significa? Che noi abbiamo continuamente no? delle opportunità, delle scelte, delle strade che si aprono. Alla mattina noi ci svegliamo e quando ci svegliamo iniziamo con un certo stato d'animo la giornata. Se iniziamo anche un po' con un sorriso, con un'attitudine positiva, vedremo no? che le situazioni che ci vengono incontro potranno magari essere anche gradevoli, accadrà qualcosa che ci piace magari meno all'interno di una giornata, ma il nostro atteggiamento, se sarà aperto e positivo e propositivo verso l'altro, di sicuro porterà qualcosa a noi di positivo. Nel momento in cui io mi alzo e sono nervosa e sono arrabbiata e già, come dire, no... Infastidita, tendenzialmente quando mi proporrò agli altri con questo tipo di energia, con questo tipo di eh, modalità di relazione, mi tornerà quella stessa energia fastidiosa, nervosa, irritata che metto in atto verso l'altro. È anche vero che a volte sorridiamo a tanti e non riceviamo lo stesso numero di sorrisi, ma va bene, no? è come un po' seminare. I sorrisi poi tornano sempre. Allora la mente crea i pensieri, li nutre, li mantiene, spesso guida la nostra vita, le nostre scelte e gli stessi nostri malesseri. I pensieri diventano pensieri automatici, successivamente regole, credenze, assunzioni definiscono gli schemi, il core belief, cioè le nostre credenze che sono delle forme di pensiero più complesse. I pensieri creano le emozioni e i nostri comportamenti. Allora, noi funzioniamo in maniera molto semplice. Noi abbiamo la mente che crea un pensiero. A seconda del pensiero che noi abbiamo, noi abbiamo uno stato d'anima, un'emozione. E a seconda dell'emozione che abbiamo avremo un certo comportamento. Faccio un esempio. Penso, andrò a fare una gita. Domani andrò a fare una gita. La mia emozione? Sono contenta. Il mio comportamento, preparerò delle cose per andare a fare la gita. Un'altra situazione, devo discutere qualcosa con mio marito o con mia moglie. Il mio pensiero, beh, mi sa che anche questa volta non riusciremo tanto a capirci perché su questa cosa qua litighiamo. Qual è l'emozione? Di sicuro non è la gioia. No. <ride> Preoccupazione, ansia, fastidio, rabbia, il comportamento, quando mi proporrò non sarà sicuramente di apertura o positivo. Ok? C'è anche un caso dopo che lo descrivo un po' meglio qual è il modello. Questo è il modello proprio cognitivo comportamentale che è quello no, che appartiene alla mia formazione, ma per spiegare la semplicità di questo meccanismo, no, noi abbiamo. Um, tantissimi pensieri nell'arco di una giornata, ma infiniti. Non ci rendiamo neanche conto quanto sono automatici tutti i nostri pensieri. Solo ogni tanto, per qualche motivo o perché poniamo attenzione o perché qualcuno ci ha fatto notare qualcosa o perché sentiamo il nostro stato d'animo che ci disturba, allora proviamo a capire e realizziamo qual è il nostro pensiero. Solo se realizziamo il nostro pensiero riusciamo a modificare il nostro stato d'animo. Se no, è come un'onda che parte automatica, va su, va giù, va su, va giù, va su, va giù, va, viene per giorni, mesi, anni, finché non accadono però delle situazioni particolari. Solo quando accadono le situazioni critiche, gli eventi sgradevoli, gli accadimenti, gli episodi, le esperienze. Negative, che è come se ci richiamassero a ah, successa questa cosa, lo ci devo pensare, devo capire cosa sta succedendo. Quindi, è come se la realtà che ci risveglia al nostro sentire. E invece, sarebbe importante iniziare a collegarsi al proprio sentire, iniziare a leggersi, no? quindi, un po' osservarsi: come mai sto così? Perché non mi sento tanto bene? Cosa è successo? Cosa ho pensato rispetto a quello che è successo? Posso provare a modificare questo pensiero in qualcosa di reale, ma che mi fa stare un po' meglio e quindi la mia emozione sarà più positiva? Probabilmente. Abbiamo degli automatismi interni incredibili, non ci accorgiamo proprio dei passaggi che facciamo nell'arco di giornate intere. Um, parliamo agli altri raccontiamo, mm, vogliamo essere ascoltati, vogliamo discutere, vogliamo condividere, ma l'intenzione non è sempre chiara. È come se avessimo un flusso di pensieri che dobbiamo buttare fuori, no? come, come esseri umani. Però tutto questo flusso di pensieri forse va un po' ascoltato, no? va regolato tra di noi. Siamo, siamo anche tutti collegati tra di noi, no? come esseri umani, come persone, quindi non abbiamo proprio il diritto di scaricare no? anche sugli altri le rabbie o uh, no? per forza le nostre emozioni negative. Quindi, Cerchiamo di tenere a mente qual è il meccanismo un po' con cui noi, noi gli esseri umani, funzionano. Quindi, il fatto che appunto abbiamo questi pensieri, che i pensieri determinano delle emozioni e di conseguenza anche i nostri comportamenti. Quindi, a seconda di ciò che pensiamo, noi stiamo. Se pensiamo in maniera positiva, stiamo bene. Se pensiamo in maniera meno positiva, stiamo meno bene. Se pensiamo in maniera negativa, stiamo male. Facciamo un esempio. Ovviamente, questo è un modello, eh, appunto, di una formulazione di una situazione di, una, di un caso di depressione. La persona dice: Sono sola, anzi, scusate, è sola, ok, è uno stato. Pensa, le cose non cambieranno, quindi è il pensiero. L'emozione è la tristezza, disperazione, punto, lineare, ok, ne ho preso uno dei più semplici. Se invece della stessa identica situazione sono sola, il primo pensiero è le cose non cambieranno, questo è generalizzabile a qualunque situazione vi possa anche venire in mente, ma se penso le cose non cambieranno e a questo pensiero provo a sostituire un pensiero alternativo, positivo, per esempio le cose possono cambiare, perché le cose possono cambiare. Allora dall'emozione della tristezza e disperazione... Potrebbe giungere no? un'emozione del sollievo, della speranza o comunque più positiva di quella che è l'emozione della tristezza e della disperazione. È semplice, è come se ci dovessimo abituare a creare dei pensieri alternativi positivi. Ok, sono a casa da sola, nessuno mi cerca, che è il pensiero automatico che ci viene no? nelle situazioni, in una di queste situazioni. L'emozione sarà la tristezza. Allora inizierò a pensare: questa è una delle credenze, no? i famosi processi psicologici. Se nessuno mi cerca, allora io non valgo. Bam. Da qua che si crea la non realizzazione del non stare da sola. Perché se io penso che io non valgo, sarà difficile che esco da questo schema, no? da questa chiusura. Tenderò a muovermi come se io non valessi. Come faccio a trovare qualcuno se io dentro di me penso di non valere? Lo schema, che è quella sorta no? di gerarchia in cui arrivo a pensare un po' complessivamente di me, io non sono amata, nessuno tiene a me. E mi muoverò in ogni istante della mia giornata, in ogni passo, in ogni gesto, in ogni movimento, magari inconsapevolmente, secondo questo schema. Ok, ognuno di noi ha uno schema interiore, ognuno di noi ha appreso durante l'infanzia, durante i primi anni di vita. Uno schema no? per come ci hanno cresciuto, per come ci hanno trattato, per come è stato il nostro attaccamento rispetto alle figure accudenti, si è creato uno schema. A seconda degli schemi che abbiamo, poi ci muoviamo tutta una vita intera secondo quello schema. E se non andiamo a capire un po' quale e non lo ascoltiamo e non proviamo a modificarlo, a lavorarci un po' su, ce lo portiamo per tutta la vita con dispiacere di non riuscire a volte no, a realizzare delle cose che desideriamo. Un altro schema, studio per un esame, il pensiero automatico è per esempio troppo difficile, non lo capirò mai, no? può capitare? La tristezza come emozione, il comportamento cosa farò? Abbandonerò quella lettura, perché? Perché se non comprendo alla perfezione quello che sto leggendo sono uno stupido generalizzo, ok? Mi sento uno stupido, se non riesco a fare quella cosa allora non ci riesco e la lascio. Il comportamento abbandono, evito, lascio andare, ce n'è una marea di evitamenti. Penserò, sono incompetente. E se, sono, e se io da qualche parte dentro di me ho questa convenzione, cosa realizzerò nella mia vita? Quanto riuscirò a realizzare? Questo è un ostacolo dentro di me se ho questo schema in cui fatico a pensare che posso invece riuscire nella vita insomma no? camminare con una specie di palla al piede enorme, quindi faccio un passettino, poi me ne fermo tre, poi mi devo sedere anche, riprendere fiato, faticoso. Allora, l'attività cognitiva influenza il comportamento, questo è stato detto no? già tantissimo tempo fa, a seconda di quello che noi pensiamo, noi ci comportiamo. Il nostro pensiero guida il nostro comportamento, quindi se cambiamo i nostri pensieri i nostri comportamenti saranno diversi. L'attività cognitiva può essere monitorata e modificata, quindi si, si presuppone di poter accedere all'attività cognitiva e le condizioni sono riconoscibili e valutabili. Significa semplicemente che nel momento in cui io monitoro e osservo qual è il mio pensiero, senza che questo sia sempre automatico, inizio già a... Muovermi in maniera diversa, inizio a modificarlo e a realizzare cose diverse nella mia vita. Il cambiamento desiderato del comportamento può essere facilitato attraverso il cambiamento cognitivo. Quindi, se cambio il modo di pensare, cambio anche le mie azioni e se cambio le mie azioni, un po' alla volta cambia anche la mia vita. Allora, costruisci la tua mappa perché in realtà no, è la presentazione di quello che poi è un corso che tengo su questi aspetti, cioè riuscire a comprendersi, ognuno no, nella sua storia però, è ovvio che adesso io sono generica, ognuno di noi ha la sua storia, no? comprendersi vuol dire costruire una mappa legata ai pensieri, adesso vedremo no, che cosa in particolare, ma che mi aiuta a comprendere dove ho faticato, dove faccio dove, dove mi, no, le mie criticità, da cosa sono dovute, se solo il presente o se questo presente è influenzato da un passato, cosa posso fare per superare questi ostacoli. Nella ricerca scientifica si considera con particolare evidenza durante l'infanzia il rapporto tra il bambino e le figure o, genitoriali o altre figure di accudimento a seconda di quelle che ognuno ha avuto ed è alla teoria dell'attaccamento e ai modelli operativi interni. Essi possono essere tuttavia osservati durante l'intero ciclo di vita perché si costituiscono durante le prime anni, ma permangono i modelli di attaccamento per tutta la vita. In questo senso l'identità personale è il risultato di un processo che inizia dalle prime esperienze di attaccamento e prosegue ininterrottamente gradualmente generando una serie di schemi cognitivi, emotivi e motori che costituiscono il sistema personale di conoscenza allora cosa significa? che durante la nostra giovane età quindi quando siamo piccoli il nostro Freud, lo nomino adesso poi non lo nomino più aveva detto che i primi sei anni sono gli anni più significativi sono gli anni in cui noi eh, costituiamo il nostro sé, cioè il nostro, la, il nostro nucleo, chiamiamolo così, ok? Poi chiamato un po' schema, però il nostro nucleo. A seconda di come ci hanno trattato, di quello che ci hanno insegnato, di quello che abbiamo avuto o che non abbiamo avuto, ne abbiamo avuto tanto, troppo poco un pochino di più ne volevamo e invece è stato di meno oppure ne abbiamo avuto troppa protezione ne avremmo voluta meno le variabili sono numerose ma il punto centrale è che a seconda di come siamo stati mh, mh, trattati anche se non è un po' riduttivo come parola noi ci muoveremo verso gli altri per tutta la vita con questo modello se c'è qualcuno che Avuto cura, si muoverà con cura verso gli altri. C'è chi ha avuto ehm, una mancanza di attenzione, ovviamente generalizzo su alcune cose, ma chi ha avuto una mancanza di attenzione le ricercherà tutta la vita queste attenzioni e non saranno mai abbastanza. Tra l'altro, chi ha avuto. Uh, delle regole troppe severe, delle punizioni, è stato cresciuto con un modello un po' rigido. Tenderà a essere rigido con se stesso, a non concedersi la vita, no? il gusto della vita, lo stare nella vita. Um, è da qui che si deve partire. Poi il passaggio nel corso viene dal presente, si torna indietro per capire. Quali sono no? i link? Ma in realtà è a seconda di come siamo stati cresciuti, delle nostre figure genitoriali, di qual è stata la forma di accudimento che determina come noi siamo nelle nostre relazioni con gli altri affettive, quindi relazioni, ehm, sentimentali, eh, affettive nel senso anche amicali e anche nell'ambito comunque eh, lavorativo. La relazione di attaccamento costituisce perciò la matrice su cui si forma la rappresentazione mentale di se stesso e degli altri. Questo spiega la ripetizione delle scelte di vita apparentemente casuali. Non c'è nulla di casuale, nulla. Come se ci si domandasse come mai scelgo sempre uomini in difficoltà nel lavoro, per esempio, come mai soffro in modo simile nelle relazioni, come mai sono ancora sola, come mai... Non riesco a realizzarmi nel lavoro? Come mai? Ognuno ha un come mai in testa da qualche parte e lo ricerca tutti i giorni, forse <ride> perpetuati. E si tende a ripetere l'esperienza. Questo è un altro aspetto interessante, no? o si ripete con la stessa persona per anni interi o si ripete, con, o si ripete con persone diverse, ognuno poi ha un suo carattere, no? c'è cioè, chi tende a conservare, chi tende a, a modificare, a cambiare, no? a ricercare altro, ma è come se, se uno riuscisse a comprendere qual è la situazione che crea difficoltà, che ci crea difficoltà e se si è ripetuta. È sempre la stessa che si ripete di volta in volta, a distanza di tempo. Qual è la difficoltà che si ripete? Da cosa pensiamo sia dovuta? Quando ci accade? E qual è l'emozione che proviamo in quel momento preciso? Se, fa, se fate fatica a trovarla, semplicemente concentratevi su una situazione anche recente o che vi è accaduta da poco e provate a capire. Cosa è successo in quel momento? Quando non stavate bene? Vi siete arrabbiati? Eravate tristi? Avete avuto un momento di sconforto? Cosa è successo? E in quel momento lì cosa avete pensato? E a seconda di quello che avete pensato e avete sentito, provate a ricollegarlo se vi è già successo in altri momenti della vostra vita. È sempre quello che si ripete nel tempo e finché non si guarda con un po' più di attenzione, un po' più di consapevolezza, si ripeterà. Allora, il bambino in fase di sviluppo costruisce nella propria mente i modelli di se stesso e degli altri basati sulla ripetizione delle esperienze vissute con la figura di riferimento più importante. Ognuno di noi può avere un attaccamento diverso, qualcuno può essere più legato al padre o alla madre, non sei mai legati nello stesso modo a entrambi per tutta una serie di fattori, ok? Quindi noi abbiamo una figura di attaccamento che sarà quella che ci creerà le esperienze di vita queste rappresentazioni delle interazioni una volta generalizzate formano modelli mentali stabili su cui il bambino basa le sue previsioni relative al comportamento degli altri e quindi il suo comportamento sociale quindi tendiamo a ripetere e ci muoviamo come se come se quello che abbiamo pensato accadesse dovesse proprio accadere accadrà e non sempre ce ne accorgiamo No? Il passaggio è un po' quello: no? ripetere, ripeto e ripeto prima o poi gli schemi però vanno un po' no? interrotti. Sarebbe il caso poi di interromperli. Avete qualche domanda? Allora vediamo qualcosa di un po' più pratico. Primo passo: osservazione e comprensione. Quindi, dov'è la nostra difficoltà? Ognuno di noi ne ha una, almeno una. Quando ci succede? Siamo a casa, siamo in compagnia degli amici, siamo col marito o la moglie o il fidanzato o la fidanzata, siamo con un'amica, siamo con la sorella, siamo con i figli. Con chi siamo quando siamo in difficoltà? E cosa succede in quel momento lì? Cosa abbiamo pensato in quel momento lì? Abbiamo pensato qualcosa di noi in relazione all'altro che non ci fa star bene? Qual è l'emozione che ho provato? A volte, mi capita, per esempio, l'altro giorno avevo un paziente in studio che si è messo a piangere e gli ho chiesto, ma eh, mi, mi sa dire cosa succede adesso perché sta piangendo? Mi ha detto, non lo so, non lo so. N non sempre riusciamo a no, sintonizzarci su ciò che proviamo. A volte evitiamo addirittura di piangere, facciamo finta di niente. <ride> Via, andiamo avanti così. Neanche ci colleghiamo col nostro sentire. Che è ancora più rischioso perché, più chiudiamo il cuore, più ci allontaniamo dalla possibilità no, di star bene. Quindi, anche capire cosa abbiamo sentito in quel momento in cui non siamo stati bene, cosa abbiamo sentito in quel momento, no? anche solo a domandarcelo almeno una volta: se non sono stato bene, l'emozione era dolore, rabbia, dispiacere per me, per l'altro, per chi e cosa ho fatto? Cosa faccio quando non sto bene? Cosa si fa? Ognuno fa cose diverse. Una paziente mangia, un'altra va a fare shopping, un altro fa finta di niente, si mette a fare un sacco di cose. Uh, un altro evita completamente di andare a sentire quello che sente, proprio si allontana volutamente. Un altro ancora ripete la stessa cosa senza voler vedere. Cosa facciamo quando non stiamo bene? E cosa possiamo fare quando non stiamo bene? Perché cosa ci fa star male? Forse lo sapete già. Cosa possiamo fare invece per star meglio? Viviamo in un modo um, un po' poco consono al nostro star bene, no? Come ambiente, come ritmi, come modalità di relazione a volte no? che c'è, ma non voglio fare un discorso troppo come dire sociale, però riuscire ogni tanto a, a trovare o degli spazi propri e se il primo pensiero è, ma non li trovo, non c'è mai tempo. Rispondo che è l'intenzione che crea. Se ho l'intenzione. Di trovare uno spazio lo trovo come tutte le volte che desidero che qualcosa no, che devo realizzare, che voglio che si realizzi, faccio in modo, provo a farlo come un appuntamento, una volta fissato, no, mi muovo per arrivare a quell'appuntamento, per essere puntuale, per presentarmi preparata, per essere eh, no, adatta a quella situazione, un cliente, una seduta, chiunque, no? ognuno ha i propri momenti, no? ma il tempo lo trovo per me stessa. È necessario che troviamo il tempo anche per quando non stiamo bene: di fermarci, di ascoltarci, di provare a sentire. Posso fare qualcosa? Ognuno di noi ha delle cose che ci piacciono, che ci fanno star bene, un pochettino, no? Mi dedico un po' a qualcosa che mi aiuta. Non, non sempre posso aspettarmi che l'altro giunga a darmi ciò di cui ho bisogno in quel momento lì. Non c'è sempre, non è detto che sia sempre disponibile, non è neanche giusto aspettarsi sempre che l'altro si occupi di noi. Abbiamo anche noi stessi la possibilità di occuparci di noi stessi, soprattutto se siamo adulti. Sui bambini ovviamente è un altro discorso. Ok, per ritornare alla difficoltà, quindi una volta che l'osservo e cerco di comprendere la difficoltà per ricollegarmi in un certo modo anche poi al passato, no? È già successo? Mi è già successo? Cosa mi è successo? Quante volte mi è successo? Era la stessa cosa? Era diversa? E provare a trovare anche un significato, no? Come se fosse. Una trama che vado un po' a riprendere no? il filo e provo a ricostruire no? una sorta di, di... Sì, di, di, di trama, della, la trama un po' della mia vita, no? di cosa è stata fatta, quali sono stati gli accadimenti che mi hanno portato a essere quello che sono, quindi sia in senso negativo se ho delle difficoltà, ma anche positivo, no? sono le, anche gli aspetti positivi di sé di cui parlavamo prima. Come ci fa sentire questa ferita o questa difficoltà? Il più delle volte ci sentiremo vulnerabili, deboli, impotenti: che è una delle più dolorose. L'impotenza: non posso fare nulla. Sento che po non posso fare nulla. Posso sempre fare qualcosa. Sempre posso fare qualcosa. Pizzettino piccolo, un passettino piccolo, un po' alla volta gradualmente uscire dalla situazione di dolore, di difficoltà. Il presente ci indica qualcosa, quindi andiamo a leggere quello che è il presente. Andremo a leggere quello che è il presente. Se uno vuole ascoltarsi e scoprire nel presente cosa va bene, cosa va meno bene, su cosa fa fatica, per poi. Passaggio successivo, come dicevamo prima, ricollegarlo al passato quindi, collegare il passato e vedere che cosa c'è nel passato. e Abbiamo detto no, che ci sono come delle tappe che possono essere anche significative: degli eventi, anche un po' a gruppi, no, A definizioni gli apprendimenti che abbiamo avuto familiari, sociali, evolutivi, per andare a comprendere qual è il nostro schema di sofferenza, perché poi dal nostro schema riusciamo a liberarci. Quindi il passo è unire no? il passato col presente, quanto si impiega a cambiare, no? pensate solo a cambiare un'abitudine, quanto ci vuole, tantissimo. No? Dobbiamo mettere l'intenzione, l'attenzione. A perseveranza assolutamente, però è possibile. Quante abitudini abbiamo già cambiato nella nostra vita da che siamo nati? <ride> non ci lavavamo i denti, poi ce li laviamo. Non avevamo l'abitudine di fare un certo tipo di strada e poi l'abbiamo cambiata nel corso del tempo. Non eravamo abituati a dire le cose, magari in un certo modo qualcuno l'abbiamo imparato. Ci siamo sforzati di fare delle cose. Abbiamo messo dell'impegno insieme all'intenzione, l'abitudine è cambiata. Se comprendo posso cambiare. Devo comprendere per poter integrare. L'integrazione è come accogliere un'altra parte che già avviene nella mia vita ma che non vedo tanto. E nel momento in cui inizio a vederla inizio a pensarmi in un modo diverso. Se mi penso in un modo diverso, come era nella prima slide, mi muoverò in un modo diverso. E se mi muovo in un modo diverso, attirerò. Situazioni diverse. Ognuno di noi presenta una mappa mentale e emotiva, l'ho chiamata mappa, in realtà le mappe sarebbero anche tecnicamente un po' altro, no? è come partire da un punto e per associazione andare ad altri, in realtà la mappa qui che andremo a costruire è proprio eh, la propria, no? gli eventi, le situazioni che, eh, che appartengono alla mia vita. Adesso vediamo anche quali, quindi ricostruita durante l'infanzia, la fanciullezza, fisica, anche attraverso gli apprendimenti familiari, sociali e l'evoluzione individuale. Questo l'abbiamo detto. Noi definiamo noi stessi in base ai nostri limiti e ai giudizi, che qua è mente. Limiti e giudizi, è solo la mente che li definisce. E in base a essi ci confrontiamo con gli altri, ci percepiamo ostacolati e non manifesti al, nostro, al, no al pieno delle nostre possibilità. Sono solo i limiti e i giudizi che ci rallentano. Voi provate a parlare con qualcuno senza avere il giudizio di qualcosa che voi vi aspettate di negativo, come sarà la vostra intenzione, la vostra apertura? Molto diversa, forse anche questo, solo come esercizio da portare a casa. Uno dice: Va bene, allora provo a confrontarmi con quella persona. Non andate a scegliere quella con cui vi è più difficile, <ride> così almeno tenete un risultato positivo. <ride> e provate. A andare oltre al giudizio che avete, no, quella lì non parlo tanto perché poi dopo è una che mi ripete boh, le stesse cose e poi mi dà un ritorno che non mi piace il suo modo di dire. Provo a, a parlarle come se questo pensiero di giudizio non ce l'avessi. Splendido. Questo crea un limite. Il giudizio crea limiti. Siamo pieni di limiti. Magari iniziamo a togliere qualcosa che togliendo, man mano che togliamo, noi possiamo esprimerci. Ho dovuto togliere un po' di miei limiti per essere qua e un po' di timori inevitabilmente, no? Tutti ce li abbiamo. Questi si chiamano condizionamenti sociali, no? Sarà interessante? Servirà, avrà voglia di essere no, presenti in quel momento. Quindi Liberare qualcuno no, dei giudizi che ognuno di noi ha apre, e se apro qualcosa accade. Sono felice di aver comunque condiviso con voi questo momento. Vi ringrazio di essere stati qui con me e vi auguro ogni bene. Grazie.